Ciao a tutti, io sono Norotto, bentornati sul mio canale. Il video che state per andare a vedere è una delle tante interviste che ho fatto alla Games Week di Milano, in particolare l'intervista a uno degli sviluppatori dello studio Indomitus Games, uno studio italiano, che proponeva e pubblicizzava il loro primo gioco che è In Verbis Virtus. In Verbis Virtus è un gioco molto interessante poiché permette al giocatore di interagire non solo con i metodi classici, ovvero con i movimenti tramite tastiera o controller. Ma ricopriremo i panni di uno stregone e per lanciare le particolari magie dovremo usare la nostra voce. Infatti, ripetendo il nome della magia al microfono e rilasciando il comando per lanciare la magia, il nostro personaggio lancerà la magia. Il gioco è molto interessante, è sviluppato con la Unreal Engine 3, se non sbaglio, ed è composto da numerosi puzzle che andranno a comporre poi la difficoltà del gioco, credo siano l'elemento principale per lo svolgimento del gioco, ma soprattutto ho potuto vedere più che la Games Week anche sul loro sito, potete cercarli della Indomitus Games, un sacco di screenshot di gioco con delle ambientazioni veramente suggestive, è un po' difficile che lo siano. Detto questo, vi lascio all'intervista. Solo una nota: o credo di essere riuscito ad aggiungere dei sottotitoli perché non sono sicuro si sentisse molto, dato che, come avete potuto vedere anche negli altri video della Games Week, c'era molto casino. E soprattutto accanto c'era lo stand di un altro gioco, Tonzilla, in cui appunto bisogna urlare anche in questo gioco. Parola al microfono e ogni tanto sentirete di sottofondo qualcuno che urla qualche vocale a caso. Detto questo, godetevi l'intervista. A dopo. Una nota a piedi pagina. Le riprese sono quello che sono, purtroppo avevo solo il mio cellulare e il casino era tanto e non potevo stare troppo lontano da chi mi parlava, se no non sarei riuscito a farlo sentire, motivo per cui ho anche aggiunto i sottotitoli, quindi prendetelo un po' per quello che sono. Adesso vi lascio veramente al video. Sono qua con uno degli sviluppatori di In Verbis Virtus. Quanti siete dietro il gioco? Adesso il team abbiamo lavorato una decina di persone in tutto, cioè, adesso siamo partiti in 5. Allora, come è venuta questa idea, che bene o male è piuttosto innovativa nel settore videoludico, di far interagire il giocatore non solo tramite i comandi, la tastiera, ma anche con la propria voce. Si è visto forse al limite una mod di Skyrim in cui si poteva usare il microfono per lanciare gli urli, ma non si è mai vista una persona. Come vi è venuta l'idea? Allora, l'idea praticamente è venuta al nostro programmatore Mattia Ferrari all'interno del corso di Video Game Design and Programming del Politecnico di Milano. Che è una di quei corsi nuovi che c'è adesso? No, non è un corso No, nuovo, è un corso che è affermato, cioè da parecchio tempo, è un corso all'interno del corso di laurea in ingegneria ok. Non c'è niente informatica. Ricordo solamente in informatica pura, il nuovo corso che hanno fatto del Conga. Allora, loro sono di Informatica pura, informatica, sì. Quello, anche quello c'è da un po' di tempo, diciamo. Hanno anche avuto delle collaborazioni le due università su questo. Comunque l'idea è nata da lì. Poi il progetto ha riscontrato, diciamo, un Un certo successo. certo successo e quindi si è stato deciso ai tempi di allargare il sviluppo e sono entrato anche con gli altri e si è iniziato a sviluppare il gioco, diciamo, a un livello più completo rispetto alla primissima demo che era invece un progetto limitato al corso. Allora, ti posso chiedere a livello proprio di sviluppatore indipendente in Italia, che cosa significa essere un sviluppatore indipendente? Nel senso, com'è la situazione Allora, la italiana? situazione in Italia sta migliorando molto e stanno nascendo diversi team davvero, davvero molto bravi, diciamo. Ancora in Italia comunque c'è un gap rispetto alla scena, al panorama internazionale per quanto riguarda il movimento in generale, quindi questo implica un po' tutto, dalla possibilità di trovare finanziatori nazionali alla possibilità di vedere riconosciuto il proprio lavoro, insomma è un discorso che è ancora molto acerbo. Ad esempio essere qui alla Games Week è molto importante perché mette in luce, insomma, che le cose si stanno muovendo. Però chiaramente questo del padiglione è dominato da una scena internazionale che è anni avanti rispetto alla nostra. Certo.
Certo, e una domanda, il videogame è un'opera che si espande un po' in ogni campo, nel senso quello artistico, grafico, artistico, sonoro, e poi sicuramente richiede una parte di programmazione dietro di un certo livello. Quindi per uno sviluppatore indipendente deve essere una sorta di artista multiforme, oppure ci sono metodi per cercare di in che maniera si può riuscire a trovare gente specializzata nel settore per un indipendente che magari parte con budget zero o quasi? L'indipendente dipende poi lui cosa parte. Tendenzialmente ci sono diverse vie praticabili. Quello di essere indipendenti è che non c'è una regola da seguire necessariamente. Si può essere programmatori, artisti e compositori tutti insieme, oppure se per progetti che comunque assumono dimensioni sostanziose come il nostro, è necessario ricercare figure che si specializzano nei vari rami dello sviluppo. Trovare persone disposte ad aiutare non è possibile. Però ci deve essere dietro un impegno innanzitutto di chi propone il progetto, non interferente, cioè deve essere lui la prima persona a far vedere di essere arrivato fin dove riesce ad arrivare con sacrificio e impegno, e poi con umiltà andare a proporre il proprio progetto a altre persone. Quindi che consiglio dareste a chi vuole gettarsi un po' in questo panorama indipendente in Italia, chi magari questo settore in crescita che sta nascendo un po' a livello internazionale? Consiglio come indipendente, diciamo. Come indipendente a un indipendente, che è uno che vuole magari iniziare? Come indipendente consiglio di partire con un progetto per quelle che sono le proprie capacità e fare quanto più possibile prima di aspettarsi di avere un team di sviluppo che ti aiuti in ogni aspetto. Se sei disegnatore, produci disegni, se sei modellatore, fai modelli 3D, se sei programmatore, produci un prototipo. Non aver paura di esporre le tue idee, e poi vai su un forum, per esempio IndieVolt, che è il punto di riferimento in Italia, e lì sicuramente trovi persone disponibili ad aiutarti. Perfetto. Allora, Invermis Virtus è disponibile su Steam già, e in Early Access, o è già stato pubblicato ufficialmente la versione definitiva? Siamo su Steam Early Access. Su Steam Early Access, perfetto. Esatto. Come ci si trova su Steam? Bene? Si lavora bene come piattaforma? Sì, ci si trova molto bene. È bello la possibilità che l'utente hanno di lasciarci feedback, darci consigli, segnalarci bug, che sono cose importantissime per indirizzare lo sviluppo, insomma, verso le direzioni che i nostri giocatori ci consigliano, e l'interazione è ottima, insomma. È anche bella la possibilità di early access, perché da una parte noi abbiamo la possibilità di iniziare a sostenere il lavoro con qualche entrata economica, dall'altra il giocatore ha il modo di provare, di indirizzare lo sviluppo e di avere poi alla fine dell'early access il gioco completo senza pagare di più. È un rapporto, secondo me, che è vincente per entrambi. Perfetto, ti ringrazio un sacco, ti giro la mano, sono molto impegnato. Grazie mille per l'intervista.